La città degli innamorati è in provincia di Salerno. San Valentino Tori è già vestito a festa da giorni e si prepara al gran finale del 14 febbraio. Le luminarie, in cui predomina il colore rosso, cuori, frecce, archi dove scattare foto e selfie, sapori della tradizione in un'atmosfera di solidarietà ed amore. Una manifestazione fortemente legata a tematiche sociali. Quest'anno ha visto la partecipazione di Don Aniello Manganiello e Don Maurizio Patriciello per il riconoscimento Cuore d'Aliante. Adesso è tutto pronto per il gran finale, nella giornata di San Valentino, con uno spettacolo di luci e colori, scenografie romantiche d'altri tempi, tutto da non perdere. Una bella iniziativa che si ripete ogni anno, ma che cerchiamo come amministrazione, insieme all'associazione, alle parrocchie, alla parrocchia di migliorare sempre di più. Una città che si veste d'amore, perché poi il santo patrono, San Valentino, è il santo degli innamorati. Quindi l'amore, non solo amore tra uomo e donna, ma anche amore per gli altri, amore per le persone che sono più in difficoltà, amore per il prossimo. Quindi il messaggio è questo e invitiamo un po' i cittadini di tutta la provincia, di tutta la regione Campania a visitare questa città, perché c'è la valorizzazione del centro storico, ci sono tante iniziative folcloristiche, devozione, fede e soprattutto solidarietà. Passa la storia per il santo degli innamorati perché San Valentino unì in matrimonio un pagano con una cristiana, cosa che non era fattibile ancora a quel tempo. Oggi è un po' diversa la cosa. San Valentino proprio mise al primo posto l'amore tra questi due giovani e li unì, lui che era un presbitero, era un sacerdote della Chiesa di Roma, li unì in matrimonio, e questo poi scatenò contro di lui la ferocia anche di un console romano che lo portò davanti all'imperatore Valeriano e per questo poi ricevette il martirio. Quest'anno siamo all'ottava edizione del premio Cuore d'Aliante, che abbiamo ideato qualche anno fa. Abbiamo dato diverse figure di un certo anche spessore di questo premio, che è l'amore, premio all'amore evangelico per una persona che si è distinta, diciamo, per il suo impegno nel panorama ecclesiale o civile. Quest'anno lo diamo a Don Maurizio Patriciello e a Don Aniello Manganiello. È un francesismo un po' forzato, San Valentine un po' francese, in love inglese, però io l'ho intesa così, San Valentino in amore, perché San Valentino come prete, martire, il santo in sé, ha vissuto e ha testimoniato l'amore a Gesù fino alla morte, fino al martirio. E San Valentino in love, la città di San Valentino che si veste di amore, quindi entra nell'amore. Per questo allora abbiamo voluto pensare a una manifestazione fatta di luci proprio a tema dell'amore, una manifestazione dove c'è musica, cultura, anche sapori, e poi ci saranno tanti selfie. Oggi siamo in questa ottica dei selfie, quindi venite ai tanti anche dei comuni limitrofi proprio per vivere, passeggiare, stare una serata così, per degustare qualcosa di buono, per ascoltare un po' di musica, ma soprattutto anche per respirare l'aria proprio dell'amore in questa città che è la città degli innamorati.